Un incendio divampato nella mattinata di martedì 12 gennaio, intorno alle 11, in un'abitazione situata in via Carlo Alberto a Forno Canavese. Le fiamme, partite presumibilmente dalla canna fumaria, hanno intaccato dapprima il tetto per poi propagarsi all'interno dell'alloggio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, carro fiamma, la polizia locale, i carabinieri e il vice sindaco di Forno Vincenzo Armenio. Impegnative le operazioni di spegnimento e bonifica. Fortunatamente al divampare dell'incendio in casa non c'era nessuno. Molto ingenti i danni. Le cause sono al vaglio, così come l'agibilità. Grazie.